Varese domenica scorsa, con, mentre intanto iniziano le ostilità con la Provercelli in possesso di palla. Varese ha aggiunto grazie alla magistrale punizione trasformata da Dettori a 5 minuti dal 90esimo, dopo che Como era passato in vantaggio. Prova subito a manovrare con Rosso la formazione ospite, lancio in profondità per Greco con i piemontesi. Intercettato subito il pallone, allora alla giocata a sinistra per Fabiano, lo scambio corto, ancora Fabiano, ora è Rosso, a sinistra c'è Scaglia, prova ad accentrarsi, il numero 3 c'è Rosso che si propone, il pallone invece corto per Greco, lo spazio, il triangolo che si chiude in qualche modo, e poi la palla capita a sinistra, ancora per Scaglia, va al cross, Nodari non sicurissimo, riesce a... si trova di fronte un avversario più quotato. C'è l'anticipo di Bragliano, poi prova a ruotare l'intervento da parte di Nodari e la palla rimane in zona d'attacco, ancora Fabiano, se ne arriva l'azione, poi forse un fallo subito da Pescatore, non interviene il direttore di gara, allora Rosso gioca ancora per Scaglia, difende il pallone, Ardizzone prova il ruoto, al 38esimo minuto, Carrarese che è pronta a dare il calcio d'inizio per questa ripresa, l'arbitro accorda adesso la ripresa delle ostilità, riparte dunque il possesso di palla la Carrarese che ha giocato alla pari i primi 35 minuti, debole e centrale, ma una situazione che ha fatto capire che la Carrarese è comunque riuscita a riprendersi dallo shock della rete, ora però attacca la Provercelli, il pallone in aria, la risposta di Nodari sulla conclusione da vicino, frase Andrea sempre con noi a ricordarlo, mentre invece in gradinata uno striscione è dedicato a Gianni Fiorini, il grande tifoso scomparso in settimana, intanto ruba palla al quarto minuto di gioco, la Provercelli trova il raddoppio, ancora impreparata la difesa avanzata sulla sinistra, il movimento di Vannucci che forse è terminato in posizione irregolare, il Dettori mantiene il possesso di palla, poi in qualche modo la palla rimane lì, Cancellotti, ora prova l'inserimento Marconi, a palla per Greco, pallone in mezzo per Scaglia, Nodari, va a posto, la palla ancora in area, la conclusione, pallone sul fondo, pallone per ha lasciato proseguire, palla per Cellini, prova a entrare, arriva adesso il fischio dell'arbitro. Sembrava onestamente dopo la 0-2 concretizzarsi in una sconfitta, al momento io penso che la Carrarese abbia tutte le carte per giocarsi questa finale di gara, addirittura provare a vincere, Francesco. Vabbè, adesso l'inerzia sicuramente prende il pallone, prova con Merini, Merini intanto della difesa, difende il pallone, Merini, la palla per Merini, la vantaggio. Intanto un contrasto, forse un fallo di mano, Ardizzone al limite, c'è la chiusura del giocatore della Carrarese, Nodari, questa è zona d'attacco, il sabato va ancora in corso, Nodari anticipa, il bilancio, il lancio per Merini, il colpo di testa di Cosenza, testa anche di Mancuso con un colpo di tacco Geloni e finisce bene.